Per Paolo Rignanese una vittoria importante nella prima fase nazionale dei playoff. Al Damiano contro Villafranca Veronese finisce 1-0, decide Pinelli su rigore a pochi istanti dalla fine. Che partita è stata, mister? Perché è stata molto combattuta e poi è stata risolta da un episodio corretto dell'arbitro. Allora, le difficoltà del primo tempo sono dovute al fatto che comunque affrontavamo una squadra importante, una squadra che ha fatto bene nel proprio campionato. È stato un primo tempo contratto, a mio avviso non bello da vedere, ma molto combattuto. Era la partita che dovevamo fare. Loro ci hanno aggredito, noi comunque non abbiamo rinunciato a provare a giocare. E poi il secondo tempo siamo venuti fuori sia dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista della qualità del gioco. Occupavamo meglio il campo in costruzione, quindi siamo stati bravi. Era la partita che avevamo preparato in questo modo qua, e siamo stati bravi a riproporre quello che è il lavoro svolto in settimana. Ottima la partita di Micelotta davanti, comunque quando è entrato Pinelli si è avvertito un peso maggiore davanti, anche creando maggiore apprensione alla difesa ospite. Quando potremo rivederlo, se lo rivedremo già domenica in Veneto a pieno regime oppure ancora alle prese con qualche piccolo acciacco? Ma lui quest'anno è stata una stagione travagliata perché ha avuto diversi problemi fisici, non è in condizione per svolgere l'intera gara, ma lavoreremo questa settimana per portarlo eventualmente a disputare i 90 minuti. È un giocatore importante anche a partita in corso, e sfruttiamo ogni singolo della rosa, ma anche chi ha giocato prima ha fatto a mio avviso un'ottima gara, quindi Pinelli è determinante per caratteristiche, ma questa è una squadra completa e sono soddisfatto di tutti. Mister, ultima domanda. Settembre 2017, ora maggio 2018, si sarebbe mai aspettato di essere qui a giocarsi i playoff nazionali? Ma io, tutti quanti, abbiamo lavorato per essere qua oggi. Quindi, al di là all'inizio anno puoi avere i tuoi obiettivi personali. Il nostro obiettivo era quello di ripetere una stagione storica per il Saluzzo e eventualmente di migliorarci. Siamo stati bravi a lavorare perché attraverso il lavoro siamo riusciti a migliorarci. Quindi io ho sempre creduto in questa squadra e nei risultati che poteva raggiungere. Il rammarico grosso è che con un pizzico in più di episodi sfortunati durante la stagione potevamo anche pensare di vincerlo, però poi il Dronero è meritatamente, assolutamente meritata la vittoria del Dronero, però da parte nostra c'è ancora quel rammarico e lavoriamo appunto per sopperire alle difficoltà del campionato.